è la precondizione per ottenere qualcosa. Ogni tanto nella vita vorremmo anche ottenere qualcosa, no? Che chi si occupa di casa vorrebbe in effetti sente la necessità di ottenere qualcosa di concreto dopo tanti anni di quella che è stata una desertificazione delle politiche della casa, userei proprio questo termine. Se noi guardiamo al paesaggio degli strumenti delle politiche attive che sono nelle disponibilità dei diversi livelli dello Stato, dai comuni fino al governo nazionale, quello che abbiamo osservato negli ultimi decenni è stato un vero e proprio processo, direi strategico, largamente intenzionale, di desertificazione della possibilità del settore pubblico di intervenire. Desertificazione che, diciamo, sicuramente se ne può parlare in una prospettiva internazionale, ma se guardiamo al contesto europeo, l'Italia è davvero l'allievo migliore di questa strategia di desertificazione, colpisce la sua divergenza rispetto ad altri contesti europei e anche il suo ritardo nel invertire una traiettoria di disinvestimento. Alla base c'è un problema politico che veniva evocato anche in apertura, cioè in Italia la cosa che è successa negli ultimi decenni è che siamo passati dalla politica dell'accesso alla casa e in particolare della politica del diritto all'accesso alla casa alla politica del diritto sulla casa, inteso come cespite, inteso come bene. E questa, diciamo, torsione, questa trasformazione di una politica che era una politica orientata all'accesso, di una politica sempre più orientata all'utilizzare il bene immobiliare come sostanzialmente componente del reddito, di costruzione del reddito in un paese stagnante, con condizioni di lavoro che conosciamo, è veramente un problema politico che se non troviamo il modo anche intelligente e ingegnoso di trattare, saremo destinati, ahimè, alla sconfitta. Non tutti sono proprietari, ma il problema è che tutti, la larga maggioranza degli italiani e degli italiani, pensa che a un certo punto potrà passare da chi ha bisogno del diritto di accesso alla casa a chi invece potrà godere del diritto all'estrazione dal bene casa. Le giovani generazioni che, per venire al tema demografico, che hanno l'aspettativa di ereditare molto, tema del patrimonio, come sapete, tema esplosivo, chi vive anche in territori che ormai sono a rendita negativa, che gran parte del paese il cui patrimonio si svaluta, comunque anche questi gruppi sociali sono persuasi che in realtà nonostante il declino demografico potranno comunque continuare ad estrarre rendita, che è una cosa falsa, una cosa che non è vera, e continuano ad essere orientata all'acquisto di abitazioni che si svaluteranno con un grandissimo dispendio di risorse pubbliche, la garanzia di tutti gli strumenti di credito e privati. Questo è un po' il problema politico. Quindi il problema politico che questo forum dovrebbe trattare è un po' questo, come cerchiamo di intervenire su questo cortocircuito e rimettere al centro il tema dell'accesso, del diritto all'accesso alla casa, non dei diritti, non del diritto sulla casa come bene. E guardate, qui siamo in una città in cui certi processi, come anche nella città da cui provengo, che è Milano, di finanziarizzazione degli investimenti immobiliari e anche di cambiamento della platea tradizionale dei proprietari. Ovviamente tutto il discorso sui piccoli proprietari continua ad essere molto vero, ma sappiamo bene che c'è un potente ingresso, no, di attori più strutturati sia nel mercato dell'affitto breve sia invece nel mercato dell'affitto a lungo periodo. L'affitto dopo la crisi del 2008 è diventato, diciamo, più desiderabile dal punto di vista delle strategie di remunerazione. Sappiamo che questi soggetti possono entrare in mercati così sregolati perché di fondo c'è questa legittimazione sociale diffusa. Se non ci fosse, probabilmente riusciremo anche a porre la questione della regolazione di soggetti più grandi che intervengono. Quindi se non risolviamo questo problema qua, davvero non dico che possiamo risolverlo, possiamo quantomeno aggredirlo. Nel documento si dicono tantissime cose, tutte, diciamo, che largamente condivisibili. Io però vorrei attrarre l'attenzione su una serie di questioni che hanno molto a che fare con le cose che venivano dette sia da Laura sia da Sara poco fa, e che sono veramente questioni strutturali di fondo e che hanno a che fare con il ruolo del settore pubblico nell'aggredire quelli che sono i fattori produttivi, diciamo, del patrimonio.